ragazzi, voi guardate le Iene? Assolutamente sì. Conoscete l'intervista doppia? Purtroppo sì. Perché purtroppo? Diciamo, sono delle belle domandine. C'è una persona. Allora adesso vi faremo, io e Matteo, delle belle domandine a cui dovete rispondere tutti e due. Risposta secca, mi raccomando, e sincera soprattutto. Anche te. Dovete dire sempre e comunque la verità. Ecco, già di default si stanno rompendo le palle, perché sono passati 2 minuti che non è successo niente. Quindi funziona così, noi stiamo nascosti, così come se non ci fossimo, qua dietro. Così. Facciamo così, vai. Fate in casa. Sì, va bene? Perché i protagonisti sono loro. Bravi, i protagonisti sono loro, vedi, uno e due. Benissimo, sono loro due. Mi raccomando, domanda risposta. Non è che dico nome! No, capito? Domanda risposta. Breve, concisa e diretta. E soprattutto sincerità. Perché sincerità. Va bene. Cosa, Sinna? Sinna? Sincerità. Vai. Chi parte? Parte di spari? Vabbè. Prego, prego, dai. Vai, ok. Ci siamo, 3, 2, 1, via. Nome. Marco. Ecco, e glielo deve passare, non è che ci vuole un genio. Ne abbiamo uno, ve lo dovrete passare. Ho vinto io, raga. Ecco. Grazie. Cominciamo, dai. Sul Moscatelli, sempre gentile, bravissimo. Ci riabbassiamo. Sì, ripartiamo. Va bene, rifacciamo. Ricominciamo da capo. Perfetto. Vai. Parti sempre tu per primo, ok? Bravissimo. E poi tu. Bello. Vai, 3, 2, 1, via. Nome. Parodi. Ah, no. Allora, ragazzi. Michele, ho vinto. Mica ci abbiamo tempo fino a domattina, Non ce la facciamo così, te lo dico, Ci possiamo provare la terza volta, poi questa ci spattano fuori. Questa è buona. Okay. Allora, cominciamo per la terza volta. Nome? Marco. Michele. Cognome? Podrescani. Baranovic. Ruolo? Centrale. Palleggiatore. Mai fatto sesso la sera prima della partita? Mai. Sempre. Come sempre? Che senso sempre? Ecco perché ultimamente ci sono rimane. Pervertito che non sei altro. A gioco bisogna pensare. E tu di la verità. Vai, vabbè. Ok. Quindi siamo rimasti al mai fatto sesso la sera prima, eccetera, eccetera. Ok, lui dice sempre. Dopo la partita. Quasi sempre. Spesso. Mazza, te fermi mai te? Ragazzi, sta sempre a se uno gioca a pallavolo. Quello è. Vabbè. E dopo la partita? Scusate, durante la partita? Mai. Ma da quale Posizione preferita nel fare l'amore? 69. Nel fare l'amore? Allora ti spiego. L'amore è quella cosa romantica. È un'altra cosa. Che due persone fanno quando si amano, non è che si devono slegazzare. Cioè... Gli inserimenti sono diversi dall'amore. È un scherzo, ragazzi. Però. Non li abbiamo, vi giuro che non li abbiamo scelti, ci hanno detto fate la doppia loro. E hanno vinto pure lo scudetto questo. Vabbè. Allora, se non fossi diventato un campione della pallavolo, cosa avresti fatto nella vita? Un calciatore. Animatore nei villaggi. Mai fatto una canna? Mai. Prossima. Ti sei mai ubriacato? Quasi sì. Sì. Destra o sinistra? Destra. Destra. Bianco o nero? Bianco. Nero. Bianca o nera? Bianca. Bianca. L'han capita secondo voi? Cazzo come dire. Mi serve vai. No. Andiamo avanti, vai. Dolce o salato? Dolce. Salato. Preliminari o subito al sodo? Come? Buonanotte. Preliminari o subito, è sempre quell'argomento là. Lui pensa solo a 69. Sì, di tutti e due. Tutti e due, dai. Ok. Tutto buono. Attenzione, qui voglio la verità. Il miglior pregio dell'allenatore Alberto Giuliani. Vieni con me un momento. La verità. Come? Il miglior pregio del tuo allenatore. Simpatico. Cazzo. Che cazzo, se questo è il miglior pregio. Ma che fare, battute? Non so, però fossi roba mia. Ci faccio una battuta, visto che è simpatico. Non loro le Iene, voi due che rispondete sì. Ok, vai. Secondo me è sempre meglio andare avanti. Il peggior difetto? Dai, dite la verità, su, ce l'avrà un difetto sta allenatore? È il miglior allenatore del mondo. Vabbè, dai, andiamo avanti. La prima cosa che vi dice l'allenatore dopo una sconfitta? Hai fatto bene. Non è proprio colpa tua. La prima cosa che vi dice l'allenatore dopo una vittoria? Sei un grande. I tuoi compagni sono fortissimi. Che l'abbiamo capito che è sincero. Va bene.
La parolaccia che dici quando perdi una partita. Cazzo. Prossima. No, no. Eh no, prossimo, dilla, cavolo, dilla, perché è la terza prossima che ti giochi. La parolaccia che dici quando perdi una partita. Forza. Porca troia. Bravo. Un applauso per la sincerità. Il grido che fai quando vinci una partita. Vado a bere con la ragazza. No. Viva la gnocca. Qual è il tuo colpo migliore? La difesa. Ti ridono perché? Hanno riso. Ti ride. Tutti. Cioè, mica la tanto. Difesa. Dietro. Com'è? Se una chiave che è in difesa. Non so, no, stanno. Com'è la pippa in difesa? L'allenatore fa conferma. Un commento da parte dei compagni? Fa cagare. Eccolo là. È molto bello avere la stima dei propri compagni. Esattamente. Renzi o Grillo? Allora vi spiego, uno è quello che è stato eletto e l'altro invece l'opposizione, quello con le stelline. Ah, l'ha detto, ok, rifaccio. Renzi o Grillo? Berlusconi. Berlusconi. Hai capito? E secondo me il motivo, cioè sempre lì siamo, non è sempre che, non è che ci sono preferenze politiche, quando uno ce l'ha in testa è sempre qua a stare là. Esattamente, va bene? Allora, questa è una domanda dove c'è bisogno di verità assoluta, esatto. Perché è una domanda molto profonda. Mi raccomando. L'ultima volta che hai fatto la cacca? Stamattina. 10 minuti fa. Ecco che era sta puzza che sentivo dietro. Ok. Fate se lavato, sì. Chi tra voi due è più forte? Lui. Io. Più bello? Lui. Lui. Piace di più alle donne? Vabbè. Ovviamente io. Più simpatico? È lui. Lui. Più stronzo? Sempre lui. Sì, sono io. Ce l'ha più lungo? Ce l'ha più lungo? Forse qua dietro. Forse non è ancora entrato. No, dopo. Entra dopo. No, no, ma fra voi due. No, c'è Mister Anaconda dopo. È troppo di freddi. Lo chiamava l'elefante. È nuovo. No, chi è veramente? Guarda, facciamo questa inchiesta. Chi ce l'ha più lungo in tutta la formazione? Voi che state negli spogliatoi. So. Allora inizia per la S, finisce per Abby. Va bene, donne. Adesso avete qualcosa su cui riflettere. Come si dice in serbo polacco Forza Lube Macerata campione d'Italia? Napred Lube. Cos'è il polacco, sì? Basta, metà. Dillo me. Vabbè, di una cazzata, tanto non la capisco. Di mezza frase allora, dai. Che ti frega? Pierdalei. Scusa? Forza tutto. Forza. Non so, non lo parlo bene, dai, aiutami. In effetti quando si gira sa un po' di whisky, sambuca, non si capisce, però va bene. Vabbè. In italiano, forza Lube. Lube campione. Questa è per... Oh, ecco, c'ho un bello padre. Questa è per Marco. Caro Marco, ci canti un pezzo della parodia di Peppa Pig in maceratese? Peppa lo porco? Sì, ma tutti ubriachi proprio, vabbè. Michele, non ce la fa, aspetta. Che è successo? Se c'è qualcuno. Eccomi, scusate. Prego, prego. Tutto a posto? Sì, sì. Ok, funziona bene la cucina di casa? È Lube, bellissima. Sicuro? Bello, ragazzi, la cucina è più bella. No, perché ieri mi hai chiamato al telefono e mi hai detto sta cucina non funziona. È bellissima, veramente, no, ci mancherebbe. Eccola là. Lo scappellotto, va bene? Allora, vi siete sposati tutti e due dopo lo scudetto. Vabbè, avete fatto sta scelta, vabbè. Questo perché ci avete più soldi? Sì. No, di meno. Sempre di meno. Ok, basta, non è che ti giri, conversi, stai avanti. Sempre riguardo la domanda, ossia il matrimonio, pentiti o contenti? Contenti, tanto. Felicissimo. Ma ero quanto? Così contento. Mai. Scusa? No, dico mai ero così contento. Mai. Io non ho capito, però applaudono, quindi vuol dire che va bene. È stata una bella cosa. Ok, ma tra quanto invece il divorzio? La fine della vita. Si capisce niente. Ma siete ubriachi, qua ha detto quando crepa. Abbastanza. Ok. Tu rispondi, scusa. Ce la fai. Spero mai. Ok. La cosa che più ti piace di tua moglie? Quasi tutto. Una cosa. Una cosa. La belletta. Mi sopporta. No,
stiamo a dire una cosa di fisico. È una gnocca, dai ragazzi, adesso. A gnocca, cioè tu ti sei sposato soltanto... Fisico, fisico. Vabbè, c'ha dei bellissimi occhi. Ma parte. Poi tu non hai risposto. No, io ti ho detto la bellezza. Vabbè, in generale, una cosa, descrivila, com'è? Cioè, tipo... Bella. Tette, bello, un orecchio, cioè, ti è piaciuto l'orecchio? Lato bici. Dai, c'è un bel culo, dai. Lo vedo un po' troppo informato questo. Ok. La cosa che ti piace meno di tua moglie? Ma che mi sta sempre in fianco. No, veramente niente, guarda, guarda, sei perfetta, veramente. Adesso sto... cos'è che hai detto? Che mi sta sempre di fianco? Che cazzo hai sposato a fare allora, scusa, fammi capire. Non lo so, vabbè. Okay. Vabbè, tu hai risposto, scusa, prego. No, volevo dire... No, non menare il campo. Vabbè, è ubriaco, ma che dice, non riesce. Mi bacchetta sempre, Vabbè, buonanotte. Allora, cosa hai pensato la prima volta che hai visto tua moglie in vita tua? E la devo sposare? Ah, subito così? Così. Sì? Perché ero troppo giovane, capito? Subito. Cos'hai pensato la prima volta che l'hai vista con un altro? Il panno di... Non è vero. Quindi, coppia aperta. Perché a me... speriamo che sia ricco. Non mi piace. Perfetto. Tua moglie cosa non sopporta di te? Entro domattina magari. Si già fa caldo. Troppi allenamenti, dai, dicevo. Eh? Troppi allenamenti, che è troppo sto a palazzetto. Quindi si fa poca roba. Per me le puzze a letto. Le puzze? Ma tipo che fa col lenzuolo così? Sì. Una roba del genere? Perché sei tutto bianco da una parte e dall'altra no? Bravo. Okay. Adesso dille una cosa che non le hai mai detto. Che scassapalle che sei. Cioè, comunque amore stasera. Sei un romanticone. Se lo gli ho mai detto. Lui che scassapalle, lui che mi sta sempre di fianco. Vabbè, dopo con tua moglie ci devi andare a casa, eh. Bisogna vedere dopo questa intervista. Anche secondo me. Vabbè. Ok, adesso di al tuo compagno, quello che ti sta accanto, una cosa che non gli hai mai detto. E che volevi dirgli da tanto tempo. Bara, devi lavorare tanto con le mani ancora. Tanto. Soprattutto con le palle staccate, no? Se la ricezione di parole fa cagare non è colpa mia. Niente, non vogliamo far spaccare lo spogliatoio qua. Ma hai dormito insieme voi due? Per fortuna no. Adesso. Oh, meglio lo scudetto o una notte di sesso con Belen Rodriguez? Io preferisco tutte e due. Una cosa devi scegliere, mio caro. Allora, opzione 2. Secondo. Belen hai detto? Hai detto Belen, giusto? No. Oh, forse se dicevi la Champions, preferisco la Champions. Vabbè, allora scusa, prossimo anno scudetto o Champions League? Champions League. Ok, un applauso! Bravissimo.